Amici di Sport Perugia TV, buonasera e ben ritrovati con un nuovo appuntamento del nostro approfondimento dedicato al Perugia Calcio. Perugia Calcio che chiude l'anno come peggio non avrebbe potuto, ovvero con una sconfitta casalinga contro il Venezia, che ripone insomma le questioni nuovamente sulle problematiche di questa squadra, che alterna buone prestazioni, vittorie, qualche pareggio come quello di Trapani riacciuffato non nelle migliori condizioni, poi queste sconfitte casalinghe contro il Venezia 1-0 che lasciano veramente l'amaro in bocca. Innanzitutto un saluto a tutti i telespettatori che ci seguono sull'emittente ETV, approfittiamo della nostra ora a disposizione del giovedì sera per questo approfondimento, quindi torniamo un po' a quelle che erano le nostre vecchie abitudini, allora in un'altra emittente e con un'altra trasmissione, tant'è che questa sera ho il piacere di avere con me almeno tre dei tanti compagni di viaggio che hanno fatto la storia di quella trasmissione, di cui non faccio il nome, ma che chiaramente ha contraddistinto un po' le tematiche, le discussioni sul Perugia Calcio. Innanzitutto vado a presentare il mio compagno di viaggio, ormai colonna portante di Sport Perugia, Nicolò Brillo. Ciao Nicolò, buonasera. Grazie Andrea, grazie e saluto tutti gli spettatori. Ben trovato. Un'altra colonna di Sport Perugia è il maestro Danilo Tedeschini, buonasera Danilo e ben trovato. Buonasera Andrea, buonasera a tutti, anche se non è una bella serata, il risultato del Perugia. Va bene, adesso noi chiaramente stiamo registrando, lo diciamo, in un contesto di un post partita, quello con il Venezia, abbastanza traumatico e nervoso per quanti hanno a cuore le questioni del Perugia. Allo stadio oggi è andato, non so se posso dire che è tornato o è andato nuovamente, il nostro Roberto Arcangeli, il Doroteo, un'altra figura non di poco conto a Sport Perugia negli approfondimenti di questa testata giornalistica. Ciao Roberto, ben trovato. Ero in Gradinata, quindi dove ultimamente seguo le partite. Bene, e quindi questo è un po' il clima. Come vedete c'è un'atmosfera abbastanza così un po' dimessa. Chiaramente Perugia, come dicevamo, con questa sconfitta chiude il girone d'andata a 27 punti, poi interrogheremo Tedeschini, ma mi pare già di capire che c'è un delta negativo rispetto allo scorso campionato di 3 punti, perché se non erro, poi qui abbiamo insomma giornalisti di altissimo livello come Brillo e Tedeschini mi potranno contraddire, c'è un delta di 3 punti in senso negativo rispetto alla Perugia di Alessandro Nesta. Però Danilo, voglio iniziare con te, prima di andare a trattare le questioni tattiche, già si è scatenata diciamo la critica anti-Oddo, diciamo, però noi diciamocelo in maniera molto tranquilla e serena, siamo di fronte probabilmente, salvo essere smentiti da un mercato di un certo livello e da un girone di ritorno di un certo livello, siamo di fronte forse all'ennesima stagione del Perugia. Beh, lo dimostra la classifica del Perugia, che è attualmente ottavo, in attesa del recupero tra Spezia e Cremonese, che con una vittoria dello Spezia ci vorrebbe buttare fuori dalla griglia playoff. Quindi le solite posizioni così, senza né sale né pepe, che al limite ci fanno andare al preliminare per poi essere sistematicamente battuti, come è accaduto negli anni precedenti. Non era questo l'obiettivo che si era prefissata la società, anche se poi noi avevamo sempre detto che al massimo la squadra poteva, io almeno avevo sempre detto che poteva puntare ad un quarto posto. Non la vedo attrezzata per fare la promozione diretta come qualcuno pensa di poter fare. Questo poi è un argomento che voglio approfondire con te. E a questo punto la promozione diretta, signori, è lontana, 8 punti, 7 reali, e l'ottavo sarebbe
lo scontro diretto col Pordenone, ergo sono 8 punti se non vinci al ritorno 4-0 col Pordenone. Quindi, che visto insomma il Pordenone di quest'anno, siccome nonostante poi i punti non siano tantissimi quelli fatti anche dalle altre squadre, la quota promozione può essere diretta, si può anche abbassare, ma non scenderà sicuramente sotto i 66-67 punti. Ce ne abbiamo 27, farne 40 in 20 partite significa viaggiare quasi alla media che ha fatto il Benevento fino a questo momento, e cioè volare. Onestamente questa squadra per me non è assolutamente in grado, quindi io credo che già alla fine del giorno d'andata, a meno di un arrivo di una vera e propria corazzata nell'allestimento, nel mercato di gennaio, possiamo salutare già da adesso la promozione diretta. Bene, ti sei già giocato subito delle cartucce molto interessanti. Caro Danilo, com'è nel tuo stile? Nicolò, poi voglio sentire anche Roberto, voglio l'opinione del giornalista, poi anche quella del tifoso. Nelle settimane di questo giro d'andata in cui il Perugia è andato in difficoltà, diciamo le luci dei riflettori si sono accese in senso negativo sempre su Massimo Oddo. Diciamo, è una critica, Nicolò, che tu condividi, o Oddo, pur come ho sentito anche dalla sua stessa ammissione, si dà delle responsabilità, ma non è poi tutta la sua la responsabilità? Ma sicuramente è più la seconda opzione. Oddo ha avuto le sue responsabilità limitate in alcuni cambi sbagliati, qualche scelta di formazione un po' discutibile, ma di fondo penso che anche con il miglior allenatore che avesse azzeccato tutte le mosse, non lo so, forse un paio di punti in più ce l'avremmo avuti, ma comunque sia diciamo il giudizio non si sposterebbe molto, piuttosto è più giusto parlare di carenze a livello tecnico della rossa, a livello proprio di caratteristiche, di fisicità. Sicuramente Oddo ha delle colpe limitate in alcune partite, in alcuni casi la squadra non sta giocando bene nelle ultime gare, lo ha fatto solo a sprazzi, lo ha fatto contro formazioni che non hanno vissuto un buon momento nel momento in cui l'ha incontrate il Perugia, vedi il Frosinone. Da qui però fare una critica feroce, dire che Oddo è il colpevole massimo, dire che togliendo lui, tornando a fare il solito nome che è quello di Serse Cosmi, che io qua lo dico, non penso che arriverà mai, perché è bene dirlo, perché si rifà ogni volta che le cose vanno male, anche a me piacerebbe per stima, per affetto, verso che abbiamo Serse Cosmi, ma non arriverà, c'è Massimo Oddo. Ma dire che Massimo Oddo è il responsabile unico di questo girone d'andata, che possiamo tranquillamente definire deludente rispetto a quelle che erano insomma le aspettative di inizio stagione, è sbagliato, Andrea, è sbagliato. Sicuramente no, anche non possiamo essere contenti. Te lo chiedo perché tu sei il nostro, diciamo, referente da un punto di vista, segui direttamente le questioni del Perugia, e insomma sento che nella critica, non so se tra i tifosi, Roberto, intanto Tedeschini già ha aperto un'agendina che mi mette una paura, sì, non lo so che ha scritto, ma quelle agendine di una volta, ti ricordi? Gli appunti segreti di Danilo Tedeschini, no, non si possono sapere. Ho soltanto copiato la classifica dalla quinta giornata ad oggi, parliamo delle ultime 15 partite, dove il Perugia naviga al 12° posto. Perché dalla quinta? Al 13° posto con 16 punti. Perché questa classifica? È perché secondo me è da lì che si vede quanto il Perugia, 16 punti nelle ultime 15 giornate, media da play-out, stia stentando non nelle ultime partite, ma da 4 quinti di campionato. Da quando Oddo, e qui ritorno alla domanda che ha fatto lui, non ha più avuto a disposizione praticamente Angella, che è un giocatore molto forte, un difensore molto forte, ma arrivato a Perugia reduce da 3 grossi infortuni di cui 2 muscolari negli ultimi 3 anni, e che come è arrivato a Perugia dopo 2-3 partite si è rotto. Quindi diciamo che l'analisi del Perugia è pre post Angella, diciamo pre Angella ha giocato le prime 2-3 partite, quindi ho considerato anche la quarta e la quinta, quella di famosa, forse la migliore, quella vittoriosa con il Frosinone la quinta giornata. Dopodiché, anche per demeriti del Frosinone, che non era certo quello di adesso, dopodiché il Perugia si è spento, ha avuto qualche sprazzo, fortunato a Crotone, meno fortunato a Cremona,
ma i punti sono quelli che ci siamo meritati. Oggi forse l'espulsione di Rosi era un po' avventata. Sentiremo Luca Fiorucci che in settimana... Era un po' avventata, ma c'era... A mio avviso neanche troppo, gli estremi c'erano. Cioè, da ammonizione sicuramente, però c'era un'espulsione sicura per Nzita. Senza dimenticare... Però adesso non fare il lavoro... Dodo hanno domandato, sì. Hanno detto che da domenica prossima, proprio a Venezia, dal girone di ritorno, in via sperimentale ci sarà il VAR... Mm-hmm. E Odda e te forse avremmo avuto qualche punto in più, sicuramente, ma vorrei ricordare il secondo rigore con cui abbiamo pareggiato a Trapani, che col VAR non ci sarebbe stato mai assegnato. Roberto, siamo tornati alle vecchie questioni, Tedeschini tiene sempre banco. Danilo ormai lo conosco bene, lui dà una visione complessiva. Ti ha rubato anche la parola. È molto numerica. E fa analisi dei numeri. Vabbè, ma l'hai aggiornata il giorno di Natale? Vedeva l'ora. Il giorno di Natale l'hai aggiornata? La classifica e tutto? L'ho aggiornata poco fa. Benissimo. Roberto, ho visto un Perugia, direi, svogliato, schiavo un po' nella manovra che ormai è diventata prevedibile, lenta. Perugia che ha grosse difficoltà in questo momento, secondo me anche in condizioni di forma che riguarda un po' tutti gli elementi, che sono veramente giù di tono. Perugia che oggi ha trovato una squadra normalissima, ordinata, che è venuta a Perugia a fare la sua partita. Sono molto preoccupato perché il pubblico oggi rumoreggiava alla fine della partita, come è normale. Chi dicono di gradinata, Roberto? C'era gente molto arrabbiata oggi, devo dirti la verità. Manfredolita appena sceso il sole, forse gli ultimi 20 minuti del secondo tempo si è sentito particolarmente il freddo, ma prima insomma si stava bene. Il problema secondo me è che questa rosa attualmente, nei momenti di difficoltà, si capisce quali siano le carenze attuali, insomma sono carenze veramente di chili a centrocampo, perché mancano centrocampisti che abbiano esperienza e abbiano anche il fisico per reggere un campionato così complesso, così duro e così lungo. In difesa abbiamo evidenziato, come è giusto che sia, insomma, che dopo la perdita dell'unico giocatore forte, esperto che ci avevamo, la difesa ha sofferto, ma la difesa soffre anche perché c'è un centrocampo troppo leggero. La realtà è questa. L'attacco ha trovato quest'anno come protagonista un centravanti che giocano tutti quanti per lui, e in quelle condizioni tanti ci vorrebbero giocare ad avere una squadra che è a tua disposizione, e questa è stata probabilmente la salvezza del Perugia. Ora c'è il mercato di riparazione, ma trovo veramente difficile pensare di trovare dei giocatori pronti per sostenere un campionato veramente complesso, veramente difficile. Qualcuno sostiene che questo campionato non è più il campionato di qualche anno fa, sicuramente il livello si è abbassato. Io sento questo ritornello ormai da diverse stagioni, ma vi posso assicurare che non è così. Secondo me è un campionato che mantiene delle grosse difficoltà, sono squadre che giocano pressa poco con la stessa idea di gioco, quindi bisogna essere convincenti tutte le partite, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista mentale. Ho visto un Perugia molto stanco, molto demotivato, molto sulle gambe. Ho visto una squadra che sinceramente oggi, dopo una serie di partite che non mi avevano convinto, ho visto una squadra oggi che ha dimostrato di essere veramente in difficoltà. Temo per il futuro, perché queste condizioni è dura. Adesso noi ci prendiamo veramente qualche secondo, ma pochissimi, perché abbiamo delle esigenze commerciali da dover assolvere, poi torniamo e continuiamo, inizieremo ad analizzare le varie questioni, sia le questioni di ordine tecnico, quindi le carenze come già introdotto Danilo, come ha confermato Roberto, le questioni, torneremo su quanto approfondito già Nicolò Brillo sulle questioni dell'allenatore, e torneremo anche sul mercato, su quello che potrà fare la società per migliorare questa squadra anche in funzione, e questo non ce lo possiamo dimenticare perché sono state dichiarazioni che in un certo senso hanno segnato questa stagione, cioè quanto detto dal direttore sportivo, anzi il responsabile dell'area tecnica, Roberto Goretti, che quest'anno se non si va in Serie A è un fallimento. A tra pochissimo, non ci lasciate. Assist informatica, assistenza, software, sviluppo, integrazione, servizi, tecnologie. L'eccellenza umbra che ha conquistato l'Italia.
Assist Informatica è anche Assist Group, una nuova realtà per confrontarsi con un mondo in continua evoluzione. Cooperativa ASAD, da più di 40 anni al servizio dei bisogni dei cittadini umbri, minori, anziani, persone con disabilità fisiche, persone con patologie psichiatriche, persone con fragilità di varia natura. Un lungo e proficuo percorso basato su strategie ben definite, territorialità, innovazione sociale, formazione, professionalità, qualità. ASAD col tempo è diventato un punto di riferimento importante anche sul piano lavorativo. Oggi conta oltre 600 soci lavoratori. Il passato è testimone di serietà e competenza, il presente è sinonimo di garanzia. Per il futuro, lungimiranza e progetti garantiranno ad ASAD il mantenimento della leadership nel contesto cooperativistico umbro, ma soprattutto faranno sì che ASAD potrà continuare ad operare rispondendo ai tanti bisogni delle persone che vivono nelle nostre comunità. Eccoci, ben ritrovati con Sport Perugia TV. Abbiamo scaldato i motori, abbiamo visto insomma che Tedeschini è già partito in seconda, cioè partito, manco in prima, stasera si è partito in seconda. Allora, facciamo, se vi sta bene, così ci organizziamo per il resto della puntata, iniziamo ad analizzare degli argomenti. Io do l'argomento e voi date le vostre opinioni. Allora, io partirei nell'approfondire l'aspetto legato alla rosa. Allora, quest'estate, quando diciamo il Perugia Calcio ha completato la squadra, diciamo l'ha presentata per la stagione 2019-2020, un po' tutti, salvo diciamo qualche rara eccezione, eravamo concordi nel dire che rispetto alla scorsa stagione ci trovavamo di fronte ad una rosa che era comunque più completa, giusto? Cioè nel senso che per i ruoli aveva dei giocatori e dei ricambi. Poi sarebbe stato il campo a dirci se quella rosa, diciamo, no, era in grado di poter assecondare quelle che erano le aspettative, perché non dimentichiamocelo, anche quest'estate in un'intervista rilasciata da Zon, Massimiliano Santopadre, presidente del Perugia, anzi amministratore unico, ha dichiarato che dopo anni di playoff quest'anno era l'anno per fare il salto. Dopo gli anni di preliminare. Vabbè, adesso tu puntualizzi sempre. E ad oggi la rosa ha detto che in difesa il Perugia, credo che nella griglia delle squadre playoff, poi mi confermerai tu, è la squadra che subisce più di tutte, quindi che ha la peggior difesa, ma che ha anche un attacco che, tolto, e lo santifichiamo, Iemmello, che ha fatto veramente sin qui una stagione straordinaria, 7 su calcio di rigore, però è una squadra che non ha contributi in zona gol da parte di pochissimi altri giocatori. Poi vorrei affrontare questo argomento che è già stato citato anche da Roberto, il fatto che credo che soprattutto questa cosa sia evidenziata con l'infortunio di Juan, manchi nella mediana un giocatore di sostanza vera, cioè un giocatore in grado di fare il cosiddetto flangi flutti, cioè un giocatore. Allora, ad oggi tu vestiti nei panni del direttore sportivo del Perugia o del presidente o di chi andrà a operare, dove andresti a mettere le mani? Due elementi sicuri, un difensore esperto forte, perché Angela, su questo credo che ci siano già dei nomi, il nostro Brillo, brillantemente, scusate. Brilla. Già parlato di questa corte che stanno facendo a Rajkovic, che però non scioglie le sue riserve. Rajkovic com'è? Dici subito, almeno facciamo un'idea. Rajkovic è un buon giocatore per la Serie B, giocava a Palermo l'anno scorso, non si sta allenando a casa sua col Partizan Belgrado, è stato cercato da squadre, forse, o lui sta aspettando richieste da squadre di Serie A, e quindi prima di accettare Perugia, come è successo con Rosi l'anno scorso, preso addirittura, era svincolato il 4 di febbraio dopo la chiusura del mercato,
chissà, ma a noi non possiamo aspettare il 4 febbraio perché abbiamo tre partite fondamentali alla ripresa. Alla ripresa. Quindi, difensore centrale. L'alternativa sarebbe Magnani, ma qui lo conosciamo bene, Magnani è un ottimo giocatore, ma puntini puntini, siamo le solite. Magnani ha avuto un grave infortunio che l'ha fermato da agosto di quest'anno fino a inizio novembre. Quindi siamo alle solite, anche perché credo, a meno che non verremo smentiti, questo mi farebbe particolarmente piacere, il Perugia sotto l'aspetto del mercato va sempre alla ricerca di giocatori svincolati o giocatori che comunque sono reduci da infortuni che necessariamente c'è, perché il potere d'acquisto del Perugia in chiave di mercato sappiamo tutti qual è. Penalizzante, perché adesso al mercato di gennaio squadre che stanno a pari punti con noi come il Frosinone o davanti come il Crotone o dietro quelle dietro, io sinceramente l'Empoli mi sembra una grossa delusione, di quelle che non credo che riesca a recuperare. Poi tutto può succedere. Va bene, ma difensore centrale e? Il centrocampo, il giocatore che ha detto a mezzala tosta. Una mezzala, un mediano di quelli forti, di quelli fisici, alla DAE, tanto per fare un nome. ormai, diciamo sempre. Andai sulla gendina di Tedeschini ogni tanto. Sono tre anni che sulla gendina. La gendina di Tedeschini, ti lo ricordi che c'era anche un certo Forte? Sì. Poi preso a Perugia. Forte oggi è arrivato con un rigore a 8 reti in Serie B. Quindi tanto avventata quella mia. Però sto Andai, insomma, prima o poi te la vanno a prendere perché sei diventato un refrain. Sto Andai. Come Andai c'è di tacchio della Serie Milano, cioè giocatori fisici che sanno anche sia interdire che costruire. E poi la terza persona secondo me ci sarà sicuramente in attacco, perché uno tra Falcinelli e Melchiorri, io sinceramente terrei Melchiorri e manderei via Falcinelli. Adesso mi faccio antipatie da parte di altre, perché di Perugia, però il rendimento di Melchiorri pochissimo impiegato è stato sicuramente superiore a quello di Falcinelli, altrettanto pochissimo impiegato. Gol ne hanno fatti uno e uno, uno su azione Melchiorri, uno Falcinelli. Come dice Iembello, comunque in grado di saper sfruttare, dare la possibilità a Oddo di cambiare a due punti, giocando a due punte quando ci sarà la necessità. Perfetto, allora quindi 2/3 giocatori. Tre giocatori, ma non tre giocatori di numero, perché e subito. In estate ho visto. Quando sono arrivati Rodin, faccio due nomi, e Manconi, e tutti quanti a dire però Rodin, Manconi, senza parlare di Balic, la più grossa delusione, non per me, perché ho avuto la fortuna di scriverlo prima e lo possono andare a controllare. Manconi e Rodin, giocatori bravi, questi possono essere i nuovi Mancini o scommesse. Manconi è andato in prestito al Gubbio, che tra parentesi se ne vuole liberare perché non ha reso in C1. Rodin non abbiamo mai avuto il piacere di vederlo in squadra, si vede che Oddo non l'ha proprio considerato. Non lo vede. Allora, finisco. Sì. Poi però di questa situazione non vorrei che ogni anno la colpa era di Giunti, la colpa era di Camploni, la colpa era di Breda, Bucchi. La colpa era di Bucchi. E adesso la colpa è di Oddo. E poi invece non si va mai a vedere qual è la direzione giusta. Si va sempre a cercare una direzione sbagliata. Bene, allora Tedeschini 2/3, sicuramente tre giocatori da arrivare subito e possibilmente giocatori che possano cambiare il passo al Perugia. Mi sembra insomma l'idea di un intervento sul mercato abbastanza pesante, perché insomma, immagino che un difensore centrale forte possa servire a tante squadre, una mezzala forte possa servire a tante squadre, come mi è parso di capire, adesso poi Danilo non so se vorrei replicare, ma quando hanno finito il giro gli altri, che nell'intervista di Oddo post Venezia sostanzialmente lui chiede un trequartista. Mancino. Quindi è dura, cioè onestamente parlare del Perugia non dovrebbe fare un mercato di riparazione, dovrebbe fare proprio un altro mercato vero e proprio a questo punto, perché è tutto vero, serve un difensore
forte, esperto, che possa dare una mano a Jomber, che sì, ha aumentato il suo rendimento, ma ogni tanto le sue battute a vuoto. Serve questo centrocampista perché abbiamo tutti ragazzi molto giovani, tecnicamente bravi, brevi linei, che hanno corsa e tutto, ma quando si va a affrontare i cagnacci della Serie B, noi perdiamo sempre, perdiamo i contrasti, perdiamo inesperienza, pecchiamo, e quindi questo è. Dopo mettiamoci che Oddo ha sposato questo 4-3-2-1, giustamente c'è una punta, abbiamo solo abbiamo tre punte veramente in questo momento, abbiamo solo una batteria di tre trequartisti quando ne servono due a gare, quindi lui chiede quel giocatore, quel trequartista mancino che in estate poteva esserlo Benali. Sì, cioè, però scusa, ti voglio fare una domanda, però in questa situazione qui, no? Cioè, è stata costruita una squadra, allora l'allenatore ha una filosofia di gioco, correggimi Danilo, correggimi Roberto, sì, che è questa del modulo cosiddetto ad albero di Natale, che lo eredita da un'esperienza precedente, non è che se l'ha inventato quest'anno, giusto? Allora io voglio sapere, per quale motivo in estate l'allenatore non è stato messo in condizioni di avere quei giocatori utili per fare questo tipo di modulo? Perché va bene Iemmello, va bene Melchiorri, che può essere alternativa a Iemmello, ma Falcinelli, perché si è andati su Falcinelli? Al 90° minuto. Perché? E poi perché c'è Buonaiuto, che è sempre stato un giocatore di rientro, poi non si sa mai se poteva uscire, perché credo che gli unici due giocatori, adesso non so Capone... Che è il vice capocannoniere del Perugia, è l'unico che ha segnato due gol. Capone. Insieme a Capone, Buonaiuto. Buonaiuto, però è questo che io mi domando, cioè... Oddo nella conferenza post Venezia ha detto: io sono un allenatore, alleno, la società fa le sue valutazioni e mi sta bene, però ci vogliamo mettere d'accordo? Roberto, che dici? Ti ascolto con attenzione, ma ritengo che questo sia un problema vecchio e annoso, perché la società fa la squadra, ma l'allenatore quando l'accontentiamo, se non l'accontentiamo mai, sarà un po' difficile. Cioè in questo caso è troppo intransigente Oddo, che dovrebbe cambiare in funzione del fatto che ha quei tipi di attaccanti, o è, diciamo, stata fin troppo rigida la società? Però mi pare che siamo per l'ennesima volta, credo, al sesto anno in cui non esiste una reale comunicazione, una reale unità di vedute fra la parte tecnica e la dirigenza. Senza, cioè, mi pare. No, vabbè, io parlo sempre al condizionale, sì, perché poi magari possono anche smentirci dicendo, sì, che fanno le riunioni tutte le sere dove parlano di calcio, sono tutti oggi, d'accordo. Oggi ha commesso un errore, oggi l'allenatore ha commesso un errore, però mettere la testa dell'allenatore sul ceppo adesso sinceramente mi sembra un po'... Sembra no, però, po', cioè, Roberto, adesso tu fossi la società, dove ti orienti, dove ti sta portando, dove ti vuole portare l'allenatore, ovvero a comprargli un altro trequartista e a vendere in centravanti, però l'allenatore è quello che ti ha fatto 27 punti e di cui forse tu magari puoi adesso iniziare ad avere qualche perplessità, o vai avanti per la tua strada? No, ma loro vanno avanti per la loro strada. Vabbè, questo, allora, questo è, cioè, non è che lo dico io, cioè, questo è quello che si è visto nei scorsi campionati e non credo che quest'anno cambierà la sostanza delle cose. Andrea, è evidente, se, cioè, vuoi arrivare quarto devi comprare questi tre elementi, non si può uscire. Però tu compri, sì, però tu compri anche i nomi. Non li faccio, no? Uno l'ho già fatto, quello del difensore Rajkovic, sì, più di Magnani. Anche se non sbaglio, anche Rajkovic credo che abbia delle avuto problematiche qualche fortuna, fisiche. Però l'anno scorso ha giocato tutto il, okay, campionato quasi, insomma. Il centrocamp... Ma perché Angela l'abbiamo perso definitivamente. Vogliamo... Vabbè, Angela lo recupererai a marzo. Torneranno solo a febbraio. Ok. Se vogliono un trequartista, adesso non so se è Mancino o meno. Ninkovic è rotta con l'Ascoli perché ha fatto determinati colpi di testa. Ah, beh, però uno è un giocatore di classe. Beh. E eventualmente un certo Gennaro Tutino potrebbe essere a caso nostro. La seconda punta del Napoli. Non lo vedi? Io andrei su un giocatore, tu lo sai, Nicolò, di cui ho sempre perorato la causa, che si chiama Mancini. Che la Spalle probabilmente darà in prestito, si parla dell'Empoli molto interessato a Mancini, quindi io andrei su quel giocatore. E per quanto riguarda il centrocampista, un altro giocatore in rotta con la propria squadra, oggi non è stato neanche convocato perché è un gesto che aveva fatto, è Menusciai del Pescara,
che siccome il Pescara vuole Melchiorri, quale occasione migliore per chiedere Memusciai e magari dargli in cambio e a quel punto con Rajkovic, Memusciai, Ninkovic e Mancini credo che sarebbe una squadra di livello. Io gli darei il patentino da ADS. Mamma mia ragazzi, ma la gente ti contesta anche, come mai? Io non capisco. Ninkovic in rotta con l'Ascoli, Memusciai col Pescara, Rajkovic che è svincolato, l'altro nome che ho detto, Mancini. Che non gioca, non ha spazio nella spalla. Allora, chiamiamo Comerciano. Danilo, bisogna vedere poi questi giocatori attualmente che trattamento economico hanno, se Perugia questo trattamento economico lo può sostenere. In Serie A è un fallimento, come ci ha detto il direttore sportivo. Tu queste cose non le devi proprio dire, perché ci devi provare, quindi devi andare a prendere, devi rischiare come la roulette. Secondo me devi provare a rischiare se vuoi andare, provare ad andare in Serie A. Senti, guarda che Danilo, ti stanno chiamando da Comerciano, che ti... Danilo, il rischio in genere a Perugia è sempre stato calcolato se rispetta un budget di spesa, e questo è purtroppo, questo è un limite. Non credo che sia mai fuori di 500.000 euro rispetto a questo budget. Per stipendi di 5 mesi, 4 mesi, e devi cedere qualcuno. Andiamo a facciamo la fine. Ti devi devi privare di qualcuno. Uno è Melchiorri, l'ho detto. Falcinelli. L'altro se va via Melchiorri. Se prendi Mancini, ho capito. Stai con due soli? Ho capito, tanto gli fa 6 mesi. Dani, tanto è nudo, tu stai giocando a Monopoli, ma i soldi tu stai giocando con i soldi degli altri, ma capito qual è? Dopo tanto è così, tu l'hai visto. Memusciai, non lo so che ingaggio. Rispetto a Melchiorri credo che siamo lì. Sì. Io di è uno scambio, chiaro. Rajkovic? Rajkovic quello aspettava chiamati nella Serie A, ma non lo chiamano in Serie A evidentemente, se no a quest'ora l'avevano preso. Sì, però Danilo, ribadiamo anche una cosa, ci vogliono ora, cioè no il 28 gennaio il 30. Ragazzi, ma è chiaro che ci vogliono. Quando riprende il Perugia? Il 6? Allora, c'è il 14, c'è la Coppa Italia. Sì. Dopo ci stanno gli impegni più importanti, quelli di campionato, riprende, penso, non lo so, intorno alla Befana a pieno regime, no? Diciamo si ripartirà con una mini preparatoria. Senza andare troppo lontano, per il 10. Allora, gennaio. Facciamo questo giochino che è carino. Allora, Tedeschini praticamente ridisegnerebbe il Perugia in questa maniera, correggimi se sbaglio. Sì. Vicario in porta, Rossi dichiara i due terzini. Dichiara purtroppo che non ce l'avremo fino a marzo. Quindi anche il terzino sinistro. Falasco. Falasco terzino sinistro. E Zita. Vabbè, non è che possiamo. Allora, Rossi, Falasco. Con Zita, possibile soluzione. Giombe e Rajkovic centrali con Sgarbi, possibile alternativa. Perfetto. E Falasco. Colussi, Caviglia, Carraro e Memusciai a centrocampo. Mancini. Trequartisti, Buonaiuto e Ninkovic. E Iemmello di punta con Mancini pronto a subentrare per fare il 4-4-2 o 4-3-1-2. Insomma, quindi siamo veramente in una condizione. Se vogliamo andare in Serie A è questa, non si scappa. Allora, però quello che io voglio dire, no? Noi cerchiamo di ragionare sulla base di quello che è stato fino adesso, perché poi tutto ciò che può succedere domani di nuovo è auspicabile, ma noi che facciamo opinione dobbiamo cercare di basarsi su dati concreti. Il Perugia negli anni in cui ha operato sul mercato a gennaio, che io ricordi, sono stati pochissimi i giocatori che sono arrivati, diciamo, nei primi giorni dell'anno, quindi a gennaio, anche l'anno in cui il Perugia fece un grandissimo mercato, che fu il primo anno di Serie B dove arrivarono Faraoni, Ardemani. Gennaio ci abbiamo qui Roberto Arcangeli testimone, perché era a Vicenza, perdemmo 3-1 e il martedì sembrava che il campione dovesse saltare. E c'era Azzori che stava venendo, era già verso Fiano Romano. L'hanno fatta a girare. Sì. A Magliano Sabina, Orte, dove non so se arriva a girare. A Vicenza c'era già i Gazzi che giocò. Sì. Anche Ardemani c'era. C'è anche Ardemani, appena arrivato. Sì, era una cosa l'ultima. Quindi noi, secondo te, possiamo, da un punto di vista, adesso
è una domanda che rivolgo anche a Iago, tanto stiamo creando questo piacevole salotto dove non è che ci diamo la parola e ce la togliamo. Cioè, è auspicabile una cosa del genere? Cioè, io oggi... Da tifoso sì, però io non so la società come ragiona. Visto però che quest'anno... Ma secondo te adesso... La società ha dichiarato questa settimana, se non sbaglio, per quello che ho letto, che le strategie del mercato rimangono quelle che avevano già deciso. Che a sto punto non so quale siano. Cioè, suppongo la scelta del difensore, quella mi sembra inevitabile, sulla quale insomma stanno percorrendo la strada per andarla a prendere, ma secondo me non è sufficiente. Cerchiamo di ragionare anche perché poi dopo la gente giustamente no, poi Andrea, per andare in Serie A, ho già detto prima del secondo posto, a meno di stravolgimento, devi vincere i playoff, quindi devi arrivare terzo. Adesso il terzo posto è a 3 punti, non è lontanissimo. Ma per vincere i playoff devi arrivare terzo e poi vincerli. Ragion per cui una squadra. Allora, adesso ti faccio due considerazioni e vediamo chi ha voglia di rispondere. Allora, la prima considerazione la faccio sull'allenatore. L'allenatore che quando è arrivato tutti noi abbiamo considerato essere un allenatore bravo, ok? Comunque ha fatto 27 punti. Penso che peggio di lui chi ha fatto? Bisoli? No. Giornata Bisoli fece 30 punti in 21 partite, leggermente peggio rispetto, no, perché ha una partita in più, quindi Bisoli ha fatto meglio, sì. Quindi chi è che ha fatto peggio di Oddo? Credo Camplone. Peggio di Oddo, solo l'annata credo di Giunti Breda. Allora Camplone ne fece 29 e adesso bisognerebbe partite, controllare. Siamo ai livelli di 8. Vabbè, comunque. Credo appunto adesso tutti Breda abbiano fatto. Va bene, perfetto. È stato l'anno horribilis, no? Che ho iniziato benissimo e poi proseguito male. Allora adesso tu, ti ripeto, forse è stata una domanda che è stata elusa. Faresti il mercato per accontentare l'allenatore? Cioè tu continueresti a dare fiducia a questo allenatore perché vedi che la piazza, non so se ad arte o per chi lo pensa, come c'è un problema va sempre addosso all'allenatore. Tu faresti un mercato per accontentare questo allenatore? Magari arriva un altro allenatore che predilige il gioco con le due punte, quindi magari sacrificherebbe qualcosa. Sì. Se non hai fiducia in Oddo, domani mattina lo esoneri. Non aspetti che cominci il mercato. Certo, è il momento migliore. Io sono contrario, lo dico subito, perché Oddo c'ha un 25-30% di responsabilità, l'altro 70% c'è equamente diviso tra società e giocatori. Sono d'accordo. Su questo non ci piove. Poi sono di Oddo, devi prendere un allenatore all'altezza, Nicola che era uno all'altezza e che speravo in chiave Falcinelli, siccome era stato il suo allenatore a Crotone, che potesse eventualmente, veniva a Perugia, trovare la chiave di volta per sbloccare Falcinelli, per sbloccare. Ragazzi, Falcinelli per far giocare Falcinelli, far giocare bene, vi gioca uno che gioca con due punte davanti. Esatto. Cioè, in Gesù Story, cioè, altri allenatori buoni per la Serie B, al momento vedo soltanto l'ex Frosinone e Stellone. Stellone. O Stellone o l'altro che adesso Ho capito. Un attimo di... che ha vinto il campionato Longo. Vabbè. So, però mi sembra, insomma, qui ci vuole anche un allenatore di un certo spessore, di un certo carisma. Ha vinto il campionato a Frosinone. Bene, allora questa, qualcuno vuole aggiungere qualcosa su questa considerazione? Però se poi invece lo tieni, cosa che io auspico, perché ripeto, no, gli devi fare la squadra secondo quali sono i suoi dettagli. Cioè andare a cambiare un allenatore adesso aggiungeresti altre incognite, altro tempo per adattamenti, sì. Quindi a questo punto della stagione... Sì, come ti ho detto prima, c'ha alcune responsabilità, ma sono limitate, non ricordo la percentuale adesso che ha detto Danilo, però in questo momento io mi sento... Prendiamo esempio da ritiro dell'agendina, sì, oddio, dal presidente Stirpe del Frosinone. Sì. La famosa quinta giornata, il Frosinone ci aveva 4 punti. Da allora ad oggi ne ha fatti 23, cioè ben 7 più di noi. Chiunque forse avrebbe mandato via Nesta dopo il 3-1. Dopo quel 3-1. Ecco, questo vuol dire. Allora, c'è un'altra considerazione che io voglio fare, che credo che sia abbastanza giusta da fare in funzione anche di quello che sarà il mercato. Allora, quest'anno il Perugia, dati alla mano, ha una delle rose più giovani di questo campionato,
ok? E per dati che abbiamo riportato noi recentemente, ha il 13° monte ingaggi della Serie B, cioè significa che dopo il Perugia ci sono altre 5-6 squadre. Per emolumenti fissi. Per emolumenti fissi. Cioè, quindi il Perugia, diciamo, investe fondamentalmente, la 13° società di Serie B, che questo può essere, guardando anche la posizione di classifica, può essere anche un merito. Allora io mi dico, come è possibile che una società che allestisce una delle rose più giovani del campionato, che spende fondamentalmente la 13° del campionato, possa a novembre consentire al direttore sportivo responsabile dell'area tecnica, o per sua scelta, per sua iniziativa, o per situazioni concordate, lasciare alla stampa, diciamo quella selezionata, che poi chiaramente ci ha avuto un eco su tutti quanti, la seguente dichiarazione: se non andiamo in Serie A è un fallimento. Ma il fallimento di chi? Lui ha ritrattato nella cena, diciamo, natalizia, sì, ha affermato che ha corretto, sì, un fallimento personale, se non andiamo in Serie A io alla fine sto male, l'ha corretta così, diciamo, tra virgolette. Ho capito, però io a Goretti, chi è che non vuole... Andrea ha detto una cosa, forse è passata un po' sotto traccia, ma Oddo ha detto che qui c'è troppa pressione, che è una cosa che ritorna. No? Ma da parte di chi? Allora gli hanno chiesto di chi? E io penso proprio da parte della dirigenza. Sì, ma io però, siccome... Prima di questo tipo di dichiarazioni, sì, questo è un dato di fatto, il Perugia era una squadra che subiva quasi nessuna espulsione, poche ammonizioni. Nelle ultime partite, in specifico le ultime due, sembrano tutti fuori di testa. È vero. Oggi sì, ma... due espulsioni di entrambi i capitani. Danilo, credo che sia un record mondiale. Ma ascolta, che due capitani, quello che è stato espulso e quello che l'ha sostituito, vengono espulsi nella stessa partita. Però io voglio sapere una cosa. A me mi sta bene e tutto. John Verdomenico. Io voglio sapere una cosa. Ma perché? Perché Roberto Goretti è un ragazzo che abbiamo visto crescere a Perugia. Bravo. Lo stimiamo tutti, sappiamo essere una persona anche che ha un'integrità morale, mentale, tutto quello che vogliamo dire positivo si può dire su Roberto Goretti. Ma perché tu, che sei comunque uno che conosce questa città, che hai giocato a calcio, che conosce, hai conosciuto piazze molto più importanti di Perugia, cioè tu sai benissimo che squadra hai fatto, sai benissimo la gioventù di questa squadra, sai benissimo qual è l'impatto economico che questa società ha sul mercato, sulle compravendite, sui rapporti con i giocatori, tutto quanto. Ma come puoi fare una dichiarazione del genere? Ragazzi, quella dichiarazione è, poi può essere ritrattato quanto, ma ha mandato in confusione giocatori, allenatore. Ma vi ricordate la conferenza stampa che ha fatto Oddo dopo quella dichiarazione? Prima di Pordenone. Ma ragazzi, ma cioè io vorrei sapere, ma non è meglio, se le condizioni economiche sono queste, la gente allo stadio ci va sempre di meno, hanno cominciato a capire la gente. Ma non è meglio dire in maniera molto più franca, ragazzi, questo è il nostro modo di fare calcio. Noi cerchiamo sempre di stare nella posizione medio-alta della classifica. Se un anno riusciamo a trovare le alchimie giuste, che sono giocatori giovani ma bravi col giusto temperamento, l'allenatore bravo, seppur giovane, che riesce a trovare le giuste cose, qualche giocatore vedi gli emmello, che ti fa la differenza, e andiamo in Serie A, ben venga, se no il nostro obiettivo resta quello di mantenere la categoria, perché alla fine, ragazzi, cioè, siamo a Perugia. Io quello che mi sorprende di Goretti, che poi, ripeto, ha ritrattato le dichiarazioni, ma tu a Perugia, ma una cosa del genere, cioè noi a Perugia, quando ci sono stati i presidenti o società che volevano vincere i campionati, hanno comprato i giocatori. E compravano i giocatori, cioè non è che tu a un certo punto devi tirare fuori Nicolussi Caviglia, perché dico, comunque, no, che è un buon giocatore, ma l'hai tirato, cioè l'hai trovato, come hai trovato 2 anni fa Juan, come grazie ai rapporti con la Juventus. Ma capito, ma ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Ma giustamente poi alla fine che succede? Che il capo espiatorio, come è successo da 6 anni a sta parte, tutto questo teatrino che viene a... è l'allenatore, che giustamente ci sono poi gli allenatori che sono stati zitti, hanno subito, vedi Camplone, Nesta, e non parlavano, Nesta. Qualcun altro ogni tanto tirava fuori qualcosa, vedi Buchi, vabbè, Bisoli andava fuori, lui fuori tema. Breda, penso che sia stato, e trovi uno come Oddo, che ha vinto un mondiale, che è un allenatore comunque, che le sue esperienze in questa categoria l'ha fatta, giustamente dice, ragazzi, ma cioè,
Mi volete mettere pressione con una condizione del genere? Cioè, Oddo ve l'ha detto, cioè, lui non reputa attualmente questa rosa tanto più forte di quella dell'anno scorso. A parziale alibi della società ti posso dire solo una cosa, che probabilmente il campionato, Roberto ha detto di no, io invece sono del parere che non sia un grosso campionato, o comunque il fatto che con 27 punti, che sono pochi, sei lì, ci troviamo all'ottavo posto o al nono, non lo sappiamo, è chiaro. Beh, che diciamo che sei tre punti dal terzo tre posto. Tre punti dal terzo posto che ti induce, può indurre a fare un certo ma un pochino in più. Ma la tua dichiarazione deve essere suffragata da un intendimento. Cioè, se io dico che voglio andare in 5 ore da qui a Milano, ci cioè voglio andare con la Vespa, è dura. Cioè, poi ci arriverò, ma devo fare un'impresa. Se ci vado con una macchina molto più confortevole, sicuramente ci arrivo meno stanco, guido meglio, rischio di meno, tutto qua. Cioè, è questo che io vorrei cercare di fare, perché poi dopo è la base che poi crea tutta una serie di equivoci. Perché se tu Oddo lo leggi come l'allenatore che gestisce una delle rose più giovani del campionato e che ha sostanzialmente come investimenti è il 13° allenatore che può contare su una rosa da un punto di vista di investimenti, quindi immagino e voglio pensare che ciò che tu compri ha un valore anche assoluto, e poi alla fine che cosa gli vuoi dire a questa persona qui? Oggi va a fare la partita con il Venezia con degli infortunati, è normale ed è evidente che ti tira fuori una cosa del genere. Allora io dico, vogliamo noi a Perugia iniziare a ragionare in maniera diversa? Cioè, vogliamo far capire a questi signori, una volta Santo Padre, una volta Goretti, una volta qualcun altro, che quando si espongono mediaticamente lo devono fare in funzione poi anche di quello che dicono, ha un peso? E non si può andare a parlare sui giornali o dove decidono di andare loro tanto per dire, poi magari dici no, ma io lo dicevo per me, come scusa? Adesso tu dopo me... La sensazione è anche che non sia la giusta importanza, forse come hai già detto tu, alle dichiarazioni, il peso hai detto, mi sembra. Ma non esatto. Lo so, ma cioè, magari... cioè sembra quasi che è una cosa così en passant fare una qualsiasi tipo di dichiarazione, invece dare il peso alle parole forse... Ma cioè scusa, ma tu sei un allenatore, al di là dei demeriti, Oddo per esempio possiamo rimproverare la partita di Empoli, rimproveriamo... quello che dico, qualche cambio a Cremona... Perfetto, mi sta bene tutto, ma alla fine... Come a Nesta, tu ad oggi a Nesta, mi dici che cosa può rimproverare ad Alessandro Nesta? Ad Alessandro Nesta niente. Allora, a Bucchi che cosa può rimproverare? A Breda che è stato esonerato, a Camplone, niente. Queste sono tutti allenatori, tutti diciamo dei tesserati che finiscono per essere vittime di un sistema che è sbagliato dal principio. Che basterebbe correggerlo solo, a mio avviso, con delle dichiarazioni, con delle accortezze anche di immagini mediatiche diverse. Ma la Serie B, Andrea, non è un cruciverba difficilissimo. La Serie B lo si sta delineando. Le prime tre sono sempre le due tra le squadre più attrezzate, parlo del Benevento, adesso il Crotone terzo, e la solita matricola. Terribile. Una volta il Lecce, una volta il Carpi. Che guarda caso non cambia mai, che non cambiano mai giocatori. Non cambiano mai, noi quel jolly ce lo perdemmo all'epoca, certo, perché il mercato originale, perché smembrammo, a differenza di queste squadre che ho citato, la squadra che aveva vinto il campionato di C. Vabbè. Dopodiché, comunque, allenatori ogni anno, una pletora di giocatori che cambiano ogni anno, è difficile. Ti sei divertito? Perché abbiamo finito il nostro tempo a disposizione. Manca 2-3 minuti. Allora, detto che abbiamo detto abbastanza, tu stasera hai monopolizzato. Vorrei sapere appunto un po' la opinione. Roberto, che dici? Io ti dico quello che ho pensato oggi. Mi sono reso conto che un giocatore a centrocampo, se non due, ci vogliono. Difensore uno, se non due, ci vogliono, visto anche l'infortunio di Dichiara, sempre che Falasco possa essere spendibile comunque sulla sinistra, finora come terzo di difesa ha giocato bene, se giochi con la difesa 3. In attacco sinceramente, poi anche la manovra ha dei limiti in questo momento, se non servi i giocatori che fanno la differenza, che saltano l'uomo, che ti mettono nella condizione di far tirare in porta il tuo attaccante, c'è qualcosa che non funziona nemmeno tanto bene su come la manovra sta
manovra del Perugia, che ormai, voglio dire, tutti quanti giocano questo tipo di calcio, fatto di possesso, fatto di rete di passaggi. La differenza non la fanno Buonaiuto e Rodriguez, che era stato preso per fare questo. C'è Fernandez. Fernandez, scusa, sbaglio sempre. Cioè, significa che c'è qualcosa che non fa, che non funziona più. Senti, ci lasciamo con una promessa, perché sta per scadere anche il nostro tempo a disposizione. Vedo la telecamera che lampeggia, la sensazione che sta per finire anche la cassetta che abbiamo in oltre, perché noi qui eravamo abituati da Nina a fare i nostri 15-20 minuti, stasera ci siamo allargati, ma ci lasciamo con questa promessa. Innanzitutto auguriamo buon anno a chi ci sta vedendo, perché chi ci vedrà su internet ci vedrà, diciamo, a fine anno, chi ci vedrà in televisione l'anno nuovo, quindi un buon anno a tutti. A cavallo a tutti i tifosi del Perugia, a tutti gli sportivi che ci seguono. Ci ritroveremo presto con questo diciamo salotto così che abbiamo allestito per parlare di mercato, quindi ci diamo l'appuntamento tra pochissimi giorni per parlare di questo. Io ringrazio Danilo Tedeschini. Farei un po' più là. Più là. Perché tra pochissimi giorni ho paura che parleremo. Non arriva niente. Va bene, ti sentiremo. Grazie a Nicolò Brillo, grazie a Roberto Arcangeli, grazie a un annuente a livello tecnico che è Lorenzo Barlozzi, e poi con noi Sport Perugia ci rivedremo presto, continueremo a commentare, seguiteci su www.sportperugia.it, come seguiteci chiaramente sui nostri canali ETV, canale 14, il mercoledì tra le 20 e le 21, il giovedì tra le 23 e le 24, con la voce del territorio Sport Perugia, Volley Umbria, ci siamo sempre, a presto e buon anno! Buon anno. Ciao, buon ciao, anno. Ciao!